Nasce dall'idea di completare il nostro percorso di celebrazione del settecennale di Dante, quindi questa è la fase finale, l'evento finale, che quindi si conclude con un grande regalo alla città. Noi lo facciamo in un posto straordinario, quindi avremo una sinergia tra il posto che è bellissimo, dei luoghi della cultura del Meridione, su un tema importantissimo, quello del settecentenario di Dante, continua a ispirare artisti da 700 anni con la sua opera, e con l'opera di due artisti oramai che rappresentano, sono parte credo della cultura napoletana, perché hanno fatto un lavoro straordinario sul territorio, capace di collegare arte, territorio, cultura, anche sentimenti napoletani. Molto importante perché porta dietro di sé una serie di aspetti molto positivi. Da un lato affronta il ricordo di Dante in quest'anno dantesco, coniugando quello che è lo studio delle miniature antiche con la realizzazione di opere di street art di assoluta modernità. Dall'altro c'è questa collaborazione importante tra l'Ateneo e il Comune, un esempio virtuoso di cooperazione tra istituzioni. Un primo passo di un percorso lungo che va fatto e che deve portare sempre di più a un lavoro di rete per il bene della città. Si terrà da lunedì 22 novembre alle 16 presso il Dipartimento di Studi Umanistici nel 500esco complesso di San Pietro Martire e sarà ospitata in quei locali sino al 15 dicembre, dopodiché si sposterà dal 18 dicembre sino al 10 febbraio nel complesso di San Domenico in collaborazione con il Comune di Napoli. La mostra è un tentativo di ritraduzione in immagini della commedia fatto da due artisti oramai di fama internazionale, benché fortemente radicati sul territorio napoletano come Cioppa e Caff, che prendendo ispirazione dalle miniature trecentesche che erano state ospitate nei manoscritti della commedia, hanno appunto provato a reinterpretare secondo la loro sensibilità, secondo una sensibilità contemporanea e fortemente orientata in chiave di rigenerazione urbana, il grande patrimonio di immaginario che la commedia ha messo a disposizione.